Buongiorno Hollywood, ben trovati e benvenuto, un caro saluto da me Gaetano Lembo. Torniamo immediatamente a parlare di recitazione, di monologhi, come aiutare la memoria a diventare ferrea. Abbiamo visto variare le argomentazioni, variare i colori, le associazioni di idee. Ecco, un esercizio di stile in questo caso potrebbe essere, anzi sarebbe opportuno farlo prima ancora di analizzare il testo, di concentrarsi prima sulle vocali e poi sulle consonanti, prima determinare bene quelle che sono le vocali aperte e chiuse e poi passare alle consonanti e a quei gruppi consonantici che danno normalmente, generalmente, più fastidio, per esempio la NS che troppo spesso noi cambiamo in NZ, penso invece di dire penso, magari la C intervocalica, batrace, che troppo spesso viene confusa quasi con una SC, batrace, no? Soprattutto al sud, in Sicilia e a Roma. Un altro gruppo consonantico, quello della GL, sempre al sud malamente impiegato e scambiato quasi con una J, no? Figlio, invece di dire figlio. D'accordo? Quindi ambientiamoci dal punto di vista vocalico e consonantico e impariamo a memoria con le giuste intenzioni. Quindi un'unione di esercizio tra dizione, fonetica e interpretazione seguente. Buongiorno Hollywood, cliccate sempre mi piace se volete sul canale Facebook e naturalmente potete guardarlo anche su YouTube. Io sono Gaetano Lembo e vi saluto con l'avvicinamento del mio solito ditino.